Siamo nei boschi di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige. Siamo qui a provare North Face Litus 32, uno zaino decisamente tecnico. L'abbiamo provato in diverse condizioni, oggi trekking leggero in questi splendidi boschi. 32 litri, bello voluminoso, quindi adatto per trekking anche di alcuni giorni. Ci sta dentro tranquillamente un sacco a pelo di piccole dimensioni, ricambio, un guscio, quindi adatto per esempio per una stagione, una mezza stagione o un trekking estivo. È uno zaino che nella stessa dimensione offre tre taglie diverse. In questo caso è una LXL, quindi molto adatta per persone come me che sono piuttosto alte, sopra il 1,90 m. OptiFit è un sistema che permette di regolare ulteriormente spallacci e schienale, perché attraverso questo velcro si può allungare o accorciare la vestibilità. Hai la possibilità di sistemarlo e regolarlo anche all'altezza del petto e della vita, dove due comode tasche permettono di mettere e tenere a portata di mano, dal GPS al telefonino a qualunque cosa può essere utile avere a portata di mano. Molto valida è il sistema di apertura, che parte lateralmente da metà fianco, mentre dall'altro lato arriva fino in fondo, in modo che se io voglio andare a pescare qualcosa dal fondo dello zaino non devo tirare fuori tutto. Nella tasca superiore troviamo un guscio impermeabile da montare sopra lo zaino, che è di nylon, tendenzialmente a prova di schizzo, ma non impermeabile se piove molto. Abbiamo provato questo zaino in un trekking leggero come oggi, ma ieri eravamo in Val di Fanes, abbiamo provato con delle attrezzature ad alpinismo per uscite magari di un solo giorno. In 32 litri ci stanno tranquillamente una corda da 70 metri e nella tasca davanti un casco d'alpinismo. Lo schienale ha una struttura rigida in plastica, una serie di protezioni morbide di schiuma espansa che permettono di tenere separata la parte della schiena dallo schienale. Una rete leggera permette di creare un passaggio di aria in modo che non si crei condensa e non si sudi troppo. È uno zaino che è molto regolabile e che permette, nonostante un'imbottitura minimale, di riuscire a fissare al meglio al corpo lo zaino in modo che non balli, non dondoli e aderisca perfettamente alla schiena, quasi come uno zaino da trail running.